Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi manteremo l'uscita numero 3 del Mangiolino, del fantastico Mangiolino. E guai chi dice l'incontrare, perché adesso dopo vi spiego un fatto che è successo. Questo è lo pneumatico, no? Anteriore e sinistro, se non sbaglio. L'uscita sarà 14-inale, come dice qua nel fascicolo, qua accanto, vedete che dice 14-inale al prezzo di 11 euro, 10,99 euro. E sono 100 uscite, quindi abbordabile, non come le altre che sono 100, 110, 140. La prima uscita ci ho dato 1 euro, la seconda 6 euro mi pare, e dalla terza in poi 11 euro. Quindi molto molto bello, dettagliato. Qua ci sono i componenti dello pneumatico, ma non bisogna fare secondo me particolarmente. E molto, e poi qua c'è la guida all'opera. E allora iniziamo subito e vi dico una cosa. Comunque adesso metto in pausa un attimo il video che dopo sistemo. Ecco qua, questa è la guida all'opera del Mangiolino. Vediamo un attimo. La particolarità di questo fascicolo mi piace molto perché anche la guida all'opera ha le anelle, vedete? Quindi ogni libro ha le anelle, come potete notare dal fascicolo, ok? Poi qua, se giriamo, parla del leggendario Mangiolino Volkswagen. Ogni volta che aprite il libro, il fascicolo qua dice componenti di alta qualità. Infatti io guardo soprattutto il materiale, come ben sapete, nei miei modellini che sto facendo. Di alta qualità in metallo presso fuso e materie plastiche facile da assemblare, quindi è veramente una cavolata. Vedete, aprite e trovate il Mangiolino all'interno, fantastico come diventerà. Quindi abbiamo i finestrini, si alzano e si abbassano. Questo è un riepilogo delle ulteriori cose che fa. Quindi i finestrini si alzano e si abbassano grazie alla manovella. Luci anteriori funzionanti. Io in questo modellino ci farò delle modifiche, non vi posso ancora dire nulla, però le faccio. Stealth funzionante, poi abbiamo le sospensioni a molla e abbiamo anche il modello in dettaglio, quindi scala 1.8 e lunghezza 50,9 cm, altezza 18,7 cm, la larghezza 19,3 cm e il peso 5,5 kg. Non è tanto, non è tanto come peso, è ben dovuto. Poi chiudiamo qua, se no non ci sto con l'inquadratura e lo mettiamo. Aspettate un secondo, ok. Si è impegnato qua. Ok, ci sono effetti sonori di motore clacson, quadro strumenti retroilluminato, fari posteriori, luci di stop, istruzioni di montaggio passo a passo. Allora, adesso vi dico subito quella cosa lì. E poi iniziamo. Sportelli e finestrini apribili. Sedili anteriori reclinabili. Luci anteriori e posteriori funzionanti. Qua ci sono le diverse sfaccettature del riepilogo e dei componenti. Allora, adesso vi faccio vedere i componenti che vi devo dire quella cosa lì. Aspettate che mi sia staccato. Ok. L'ho messo. Il volante che mi si era staccato la cosa cromata, ma l'ho messo perché ci dice di non incollarlo per il momento. Il borchio, quindi la borchia. Non ho fatto una prova l'altra volta mettendolo su. Comunque io ho attivato l'abbonamento, fatelo anche voi. Vi metto il link dell'abbonamento qua sotto, tanto è sempre accetto. Spero che mi si attivi. Vedete? Mettetelo così. Questa settimana è uscita la tassa uscita ieri, ok? Poi abbiamo il blocco dello stesso. Ecco, dopo ci soffermiamo su questo pezzo. E il cofano, che è in metallo, un bel bestione. Molto bello, dettagliato. Abbiamo aggiunto la roba cromata. Anche questo è in metallo. Ma cosa è successo? Caro mio, allora parlo cioè, uno che l'ha montato. Caro mio, ma se tu sei cretino che non fissi le viti qua, per forza Simone, non che dice che la chat fa schifo, ragazzi, ma non ascoltatelo, ok? E lo stesso si muove perfettamente, magari ci mettete un gozzo di svito dentro, ma è un cretino, perché non sa fissare due viti qua. E
se vedete i suoi video, li stoppa tutti. Cioè, li stoppa tutti dall'inizio alla fine. Allora, cosa li chiami a fare? Video montaggio. Cioè, video montaggio del cavolo proprio. Non andatelo a vedere, ok? Non vi dico nomi per privacy e tutto. Io sono corretto. Non sono come lui che dice mio nome e cognome, che non mi piace per niente per privacy. Poi... E vi volevo dire un'altra cosa, non mi voglio soffermare su questa cosa, però mi fa veramente incavolare e volevo discutere anche con voi. Poi un'altra cosa, non mi puoi dire che io, cioè, se tu inizi un modellino, ti ho solo detto, tu lo inizi e basta, finisci, buona, non che lo interrompi a metà, ok che non hai soldi, non hai possibilità, non lo fai. Io non ho mai detto una cosa così del genere nel mio canale. Potete confermare anche voi, ditemelo qua sotto nei commenti, ma è così. Io non ho mai detto che io per soldi, necessità, non lo faccio più, ok? No, io se lo inizio, lo finisco. Quelli che non faccio, faccio solo la prima uscita, ma per sponsorizzarla. Quindi... Caro mio, se tu inizi un modellino, lo devi finire. E se non hai possibilità, non fai gli altri. Perché inizi degli altri modellini se non hai possibilità di finire questo? Cioè, ditemelo se sto parlando bene o no. Qua nei commenti. Se è giusto, sì o no. Comunque, vedete che non tribola. Cosa dici che tribola? Mi viene un nervoso. Che dice, tribola tutto questo passo. E lui l'ha lanciato, lo imito un po'. Così. Oh, sei fuori. Questo è un bel pezzettone. Questo è lo sterzo e il metallo, ragazzi. Scusate per la mia critica, ma mi viene veramente un nervoso su queste cose. Non posso tollerare. Vedete, anche è troppo adesso. Per lo sterzo, perché io gli ho messo dello svito. Comunque, adesso, detta questa critica, era un po' una critica costruttiva. Niente di che, non te la prendere, che stai tranquillo che si impara. Poi, un'altra cosa, io direi di alzare un pochino di più il volume della musica, già che ci siamo, te lo scrivono anche nei commenti, che secondo loro la musica è troppo alta, ma anche secondo me, ma io non posso dire nulla, quindi, allora, detta questa, finiamola qua e buonanotte a secchio. Allora, questo è il numero 3 del Maggiolino, quindi iniziamo perché sennò qua non si finisce più. Non ci soffermiamo su queste cavolate qua, perché sono veramente delle cavolate uniche e non capisco certe cose. Allora, scusate veramente tanto se mi sono puntato su questo fatto, ma a me mi girano le scatole in una maniera indescrivibile. Tip 11 Sport, immaginino ed esportazione, quindi si parla della lanciata nel 1949 la Tip 11 Sport, fu ideata per il mercato straniero per soddisfare la clientela tedesca più raffinata. E poi non è uno schifo di modellino come dice lui, perché lui dice che è un modellino schifoso, vabbè. A me non mi pare così schifoso, a me mi piace un sacco e io lo proseguo e lo concludo. E io... Vi faccio gli abbonamenti, sì, ok, faccio tutto con gli abbonamenti, ma conviene di più, risparmi anche di più le spese di spedizione, come ho detto nel video per Iron Man, ecco, che non lo fa più. Io le spese di spedizione non le pago praticamente, perché ti conviene. Poi se a te non ti piacciono gli abbonamenti, fai come cavolo vuoi. E non ti ho detto di continuare Iron Man, ma se l'hai iniziato, sì. Ognuno fa come vuole, certo, ha le possibilità, fai, bene. Ma lo inizi e lo finisci, non che lo interrompi alla nona. Okay? Quello è il mio aspetto, quella è la mia critica. Poi ognuno, certo, fa come vuole, io non ho detto quello. Comunque qua si parla un po' della storia del Maggiolino. Scusate veramente se in questo video sono così, però sono un po' nervoso. Maggiolino... Quindi una Tip 11 sempre molto bella, con tetto apribile, un dettaglio di granale fashion. Adesso non vi sto a leggere tutto perché per mancanza anche di tempo. 25 cavalli, quindi non molti, anche un bambino per esempio ha una scarsa, lo può guidare per esempio. E così. Quindi questa dice che nel dicembre 1953 prese il posto di quella da 1131 cavalli e 25 cavalli. No, 1100,
31cc, che non so cosa vuol dire. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa vuol dire. Allora, poi abbiamo qua, quindi abbiamo molto carina la foto e la dimostrazione di un'altra maggiolina. Un altro masolino. Non ci soffermiamo troppo sulla storia, quindi qua ci sono diverse categorie di masolini. La nomina di Erik e Nordhoff, ok. Poi abbiamo Erik Nordhoff, che forse è nato il 6 gennaio. Qua racconto un po' della storia che non vi sto a leggere. Viene da assemblaggio del masolino Wasp, quindi due operari. Qua disse: due operari controllano i telai sui quali stanno per essere colate e fissate le carrozzerie. Oh, in questo video ci sarà una musica un po' speciale, ok? Che è uscita ieri in realtà. Già vi ho detto molto. E qua 7 novembre 1947, quindi una Volkswagen Tipp 11 Sport esposta alla fiera industriale. Sai che mi piace il masolino? Veramente, il masolino ha fatto la storia, ragazzi, come ben sapete. E io ho fatto l'abbonamento. Ho fatto la storia dell'abbonamento. Io sto facendo praticamente tutto con l'abbonamento, tranne Elonid. Ma per il semplice motivo, se no l'edicola si rompe, capite? Poi, se non mi parte l'abbonamento del masolino, monato a secchio, io lo faccio in edicola. Però io lo faccio tutto, non sono come quel cretino là. La prima ruota, quindi parte esterna del cerchio, parte interna del cerchio, pneumatico e viti tipo BM. Non è difficile, devo recuperare il phon e poi ci vediamo. Tanto devo, vedete, dobbiamo avvitare. Iniziamo subito l'assemblaggio, ma prima vado a prendere il phon. Quindi ci vediamo fra un po'. Dopo vi spiego che cosa serve il phon, ma prima voglio vedere l'assemblaggio. Ok, quindi c'è... E dobbiamo adesare lo pneumatico 3C sul piano di lavoro. Adesso faccio vedere. Tenendo verso... Ok. Devo aprire ancora la fustella, quindi adesso ci sbrighiamo e la apriamo. Ok. Ci siamo. Apriamo questo. Adesso ve lo metto un pochino. Scusate. Ok, ci sono. E lo apriamo con il cutter. Fate attenzione, mi raccomando. Eccolo qua. Mi raccomando, apritelo con il cutter. È piccolina. È facile da montare qui. Non voglio farvelo durare molto. Andate a recuperare, a rivedere l'uscita numero 2 e l'uscita numero 1. Ok? Di questo fantastico modellino. Poi a breve farò la Bugatti. Ho ordinato un pacco, adesso mi deve arrivare. Anche della Marvel Action Figure. Non l'ho, cioè io non ho preso solo la prima uscita e la seconda. E a breve farò anche lì un video. Devo aspettare solo che ricevo un pacco. Cioè il pacco che ho ordinato. Vedete, è dura. Quindi se fa fatica ad andare questo pezzo qua che è in metallo. Faccio vedere. Bellissimo il componente. È fatto veramente bene. Faccio sentire. Bisogna semplicemente... Allora, è facile qua perché non vi potete sbagliare. La parte bianca che è fantastica. Questa volta ve lo faccio vedere con i phon. Perché ve l'ho fatto vedere l'altra volta normale. Una volta con l'acqua calda. Che non mi ricordo in che modellino ve l'ho fatto vedere. E l'altra volta ancora è quella normale. E questa volta con i phon. Quindi semplicemente avete visto, basta, semplicemente metterlo così all'interno, basta, fine, fatto. Poi dobbiamo, quindi anche facile, forse non ce n'è neanche bisogno del phon. Io l'ho preso per sicurezza, vediamo cosa bisogna fare. Ok, quindi adesso prendiamo questa parte qua, che è in metallo anche questa ovviamente. E dobbiamo alloggiarla in questi tre fori qua, corrispondenti. 1, 2 e 3. Giriamo, semplicissimo. Non è veramente una cavolata. Bisogna metterli a corrispondente sa per bene. Quindi qua. Ok. Perfetto. Direi che, vedete, quindi si deve presentare così.
Spingete un po' perché deve entrare per bene, le viti, dopo. Ok, se farebbero una roba così della Bugatti. Troppo duro quello della Bugatti. Adesso lo avvitiamo con tre fori di montaggio. Ok. Ah, ok. Controllate che i fori di assemblaggio coincidono. Quindi lo dovete, come vi ho detto, stringere e tenerlo. Ok, fatto. Più o meno ci siamo. Aspettate un attimo che lo devo allineare qua. Ok. Lo devo allineare qua. Perfetto. Dobbiamo... È un po' difficile. Ok, perfetto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Dovete premere un po'. Quindi inseriamo una vite di M, cioè tutte e tre, nel foro centrale. Ok. Ci dice di non serrare tra loro e serrare alla fine. Quindi facciamo quello che dice il libro. Quindi mettiamo... Metto veloce, come ben sapete. Quindi, non serriamone. Ok ragazzi, ho capito bene, non dovrei parlare, comunque va bene, tanto non ha vito. Ho capito bene cosa intendevano per non serrarle. Allora dovete posizionarle, ma serra, cioè mettile in posizione, per esempio così, quindi vi faccio vedere un attimo. Vedete, non stringete, e basta. E basta, bisogna posizionarle solo, è un po' stringe, ma poco, poco. Quindi un po' così. Ah, poi un'altra cosa, ragazzi, che non vi ho detto prima, comunque vabbè, adesso chiudo. Cioè, io non capisco la cosa. Scusami un attimo, ti contraddici. Cioè, sto parlando sempre di quel cretino là. Allora, perché lui dice, ah sì, falla tutta la lancia Stratos a uno, no? E lui parla lui, no? Che non fa nulla perché costa. Allora stai zitto. Comunque adesso bisogna avvitare queste tre viti. Okay? Stai zitto e basta, non parlare. Cioè, di queste cavolate qua. Sono cavolate. Ecco qua, fatto, fissate, quindi avete visto come si fa, bisogna premere un po' con forza, non male, quindi dovete avere forza, amarvi di pazienza. E questo è lo primo pneumatico anteriore e sinistro, se non sbaglio, esatto. È sempre quello sinistro, però non vuol dire niente. E facile, facile, quindi abbiamo completato il montaggio della prima ruota. Quindi riponetela con cura con gli altri componenti. Posso vedere un attimo, vedete, quindi andrà qua davanti. È fantastica. Magari ci faccio anche delle modifiche qua in mezzo. Adesso vedrò cosa posso fare. Se c'è dello spazio, sì. Comunque vi saluto con queste belle immagini qua. Quindi la borchia, il volante, il telaio che è lo stesso, il piantone dello stesso. Ecco. Abbiamo montato l'altra volta il piantone dello stesso. Ok. Fatto capitombolo. Vedete, si stacca facilmente, ma basta metterlo come vi ho fatto vedere l'altra volta, facilmente dentro. Fate attenzione a metterlo per bene. Si stacca facilmente, ma
non si vuole ancora colla, è il cofano, quindi metto qua, vi inquadro tutto, tanto adesso rimpicciolisco. Noi ci vediamo al prossimo video con la quarta uscita, non so quando perché mi deve ancora partire l'abbonamento, quindi ci vorrà un mesetto circa. E mettete un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto, commentate qua sotto e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video. E iscrivetevi al mio canale, ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao al prossimo video, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao!